tecnico tanto auspicato dall'amministrazione che fermamente in maniera determinata farà di tutto per rimettere in gioco questo straordinario strumento di fede che è la funicolare di Montevergine. Ma il sindaco e l'amministrazione Carullo non è da sola, perché grazie anche a qualche settimana fa, a qualche incontro che abbiamo avuto con il padre abate Riccardo Guariglia, che voglio ringraziare, con il presidente della provincia Gambacurta, con il presidente del consiglio regionale Foglia e soprattutto con la grandissima determinazione del direttore dell'area preziosa e del presidente del parco del Partenio, si sta sviluppando un'azione sinergica sulla città di Mercogliano, ma in generale su tutta la fascia del Partenio, non solo per la funicolare, ma per mettere in azione tutte le strutture necessarie affinché il turismo, affinché la cultura, affinché, voglio dire, l'economia di questa provincia possa finalmente, voglio dire, invertire il proprio treno e dare prospettive e sviluppo praticamente a una provincia che conta oramai 90.000 disoccupati. A parte che c'è stato tutto un lavoro a monte, come spiegava il sindaco di Mercogliano, che ho visto protagonista insieme alle istituzioni locali e regionali rispetto alla funicolare, mi riferisco al Presidente del Consiglio regionale Foglia, al Presidente della provincia Gambacurta, al Presidente del Parco, il Dottore Zambino, e perché no, alla Giunta regionale che ha stanziato i fondi affinché questo bene, che io lo chiamo bene per la provincia, insomma, che è una cosa importante, possa avere un suo epilogo. Non a caso stamattina siamo qua per una conferenza di servizi in modo da acquisire tutti i pareri necessari affinché possano immediatamente partire i lavori, anche perché se riusciamo a depositare i contratti entro il mese di dicembre entriamo in accelerazione della spesa e non voglio promettere niente, ma nel primo semestre dell'anno prossimo potremmo anche ipotizzare una riapertura dell'impianto, perché è una provincia che ha bisogno di questo impianto, ma soprattutto una comunità da un punto di vista anche di attrazione e per il commercio di alberghi ha la sua importanza e la sua valenza. Noi riteniamo indispensabile la riapertura della funicolare, sia per motivi tecnici, perché la strada che porta a Montevergine non è certo una strada comoda e frequentemente di inverno soggetta a sfruttamenti e frane, sia perché con l'impegno economico che adesso andiamo ad affrontare per il restauro dell'abbazia, sono 10 milioni di lavori netti che si consegneranno entro il mese di dicembre, noi vanificheremmo parzialmente questa operazione se Montevergine resta priva della strada. Oltretutto avremo bisogno anche in futuro di strutture ricettive per incentivare sia il turismo culturale che religioso. Quindi la riapertura della funicolare è il primo passo in questo senso ed è veramente indispensabile. Cosa occorre in questo momento? Qual è l'ostacolo da superare? Oggi in conferenza di servizi approveremo il progetto di ristrutturazione a cui mi auguro seguirà il finanziamento regionale.